In questo momento, non dalle ultime esperienze, perché siamo rimasti molto scottati, non credo che sia giusto guardare le altre e la classifica, nel senso che ricordo il viaggio di ritorno da Vibo Valencia, è stato veramente pesante, quindi non penso che sia giusto guardare ad altro che non sia noi e la nostra prestazione di domani. E dovremmo essere bravi a fare un'ottima prestazione. Penso che sia quella la cosa importante, il focus, non spostarlo da lì. Dovremmo essere bravi noi a giocare come dovremmo giocare domani e fare il massimo. Quindi non mi sposterei tanto dalla nostra prestazione, che è la cosa che conta più di tutti. In settimana abbiamo provato diverse soluzioni per ovviare anche l'assenza di Tentardini. Non so con che modulo affronteremo la gara di domani e non so neanche gli interpreti. Però in settimana abbiamo provato diverse soluzioni. Birlicher purtroppo non sarà della partita perché è un discorso nostro interno. Abbiamo deciso di non rischiare troppo perché durante la partita non è stato benissimo, anche se ha fatto un ottimo ingresso, però poi non era al 100% e lui l'ha riferito, quindi anche in settimana non è stato al 100% e noi come gruppo di lavoro, insieme allo staff di fisioterapia, abbiamo deciso di non rischiarlo perché non vogliamo rincorrere in un altro errore, in un'altra situazione in cui si può far male a ridosso di un finale di stagione, e quindi abbiamo deciso per questa partita di non rischiarlo. La classifica, ok, la Cavese non vive un buon momento, ma la Cavese è composta da ottimi giocatori. Ha avuto delle difficoltà, secondo me, derivanti dal Covid, dalla situazione del Covid e derivante anche da tante partite difficili che ha avuto in casa. Nelle ultime 4 partite ha affrontato Catanzaro, Catania, Potenza e ha avuto un calendario non semplice. È una squadra che ha cambiato spesso e volentieri volto perché non a livello di sistema di gioco variano molto. È una squadra prettamente che fa della difesa la sua forza, soprattutto quando gioca in casa. È una partita difficile da affrontare perché quando si chiudono nella propria metà campo è una squadra difficile da affrontare. Non vorrei più vedere un secondo tempo come quello della Vibonese, in cui la squadra non è stata in grado di reagire al pareggio, a una situazione di difficoltà. La mancata reazione è stata una roba negativa, perché nel calcio si può perdere, perdono anche le grandi squadre, per carità, però essere un po' remissivi e lasciare andare il risultato così è stato per noi, per i ragazzi soprattutto, è stato abbastanza frustrante. Quindi credo che queste mie parole siano anche il loro pensiero da parte dei giocatori, che non vogliono rivivere quel secondo tempo in cui non c'è stata una reazione. Però è stata una grande esperienza per noi perché siamo rimasti molto toccati da quel secondo tempo e spero che abbiamo capito.